aderiamo praticamente al Comune di San Martino, anche in relazione al fatto che siamo ormai arrivati veramente all'osso, nel senso che abbiamo pochissimi vigili, oltremodo tutti di categoria C e nessuno di categoria D, e quindi è giusto che ci sia qualcuno che possa coordinare le nostre, diciamo così, minime forze. Per cui oggi facciamo questo adempimento, che è un adempimento, diciamo, provvisorio. Innanzitutto voglio ringraziare il sindaco di San Martino e i sindaci della città caudina che hanno, diciamo, permesso che oggi facessimo questa delibera di adesione appunto a questo adempimento. Questo ci consente di avere un coordinamento su un territorio anche un po' più vasto rispetto a quello che è il comune di Montesarchio, soprattutto per una tematica che a me sta molto a cuore, che è quella del controllo del territorio. Con questo adempimento noi oggi riusciamo a far connettere il nostro database di telecamere con un database ancora più grande di postazioni che sono all'ingresso della valle e all'uscita della valle, per cui questo ci consente di avere anche in termini di sicurezza un aumento di controllo del territorio, che secondo me è fondamentale ai fini delle nostre tematiche anche di sicurezza sul nostro territorio, non solo quello di Montesarchio ma dell'intera città caudina. Noi siamo connessi tutti i comuni siamo interconnessi, e questo piccolo adempimento, che non ancora è il comando città caudina nella sua interezza, perché dovremmo cedere potestà a qualcosa di più grande, oggi non ce lo possiamo concedere, perché anche per quanto riguarda le risorse, perché dovremmo portare anche risorse per poter fare questo, però questo coordinamento che facciamo oggi secondo me è necessario ed è una cosa abbastanza seria. In una vostra nota avete citato che Montesarchio ha bisogno di stabilità, in che senso? Nel senso che, come dicevo già prima, il comandante Mauriello, noi pensiamo di Forza Italia, che non possa dedicarsi a tempo pieno per il fabbisogno della popolazione di Montesarchio. Sappiamo Montesarchio di che cosa ha bisogno. Mauriello, ripeto, è una grandissima figura, professionalmente è il massimo che possa esprimere un paese. Però il punto non è questo, il punto è che Montesarchio ha bisogno di un comandante che faccia servizio, non dico 24 ore su 24, ma giù di lì, insomma, che si deve impegnare a tempo pieno. Questo non possiamo accettare una soluzione pro tempore. Come mai non sia stato possibile trovare una soluzione interna al comando dei vigili? Adesso io non voglio entrare nel merito, questa è la domanda, se era possibile o non è proprio possibile legalmente trovare una soluzione anche pro tempore in attesa del concorsone.